Quanti anni avevi durante la guerra? Sono nata a Brescia nel 1947, quindi la guerra era finita, però la mia famiglia era composta da militari in carriera, tra i quali il primo, mio padre, Olindo Tita, colonnello dell'artiglieria a cavallo, che combatté nella guerra d'Africa e si meritò anche la medaglia d'argento al valore. Stofonita. Alessandro Bettoni Cazzago, cugino primo di mia madre, era comandante dei Savoia Cavalleria e combatté in Russia. Poi da ricordare anche il mio nonno, Giovanni San Vitale, che combatté sia la prima che la seconda guerra mondiale e terminò la carriera col titolo di generale. Mitico per me è sempre stato il mio bisnonno, generale Nicolò Pirozzi, che conquistò Caporetto, però fu fatto recedere da Cadorna e di conseguenza lasciò l'esercito, e di questa storia ne ho sentito parlare tantissime volte durante l'infanzia e anche durante la mia adultità da varie persone nell'ambiente del nord d'Italia. Ti hanno mai raccontato di un episodio della guerra che ti è rimasto impresso? Quello che mi è rimasto impresso è il fatto che a casa nostra il parco della villa era stato completamente requisito dai tedeschi, che vi avevano fatto il loro parco di autovetture, però avevano lasciato libera la casa agli abitanti. Inoltre altre zie mie invece ebbero la villa completamente occupata e anche il parco completamente occupato dai tedeschi. Quale aspetto della vita quotidiana durante la guerra che ti è stata descritta ti ricordi di più? Sicuramente quella che le persone che erano state praticamente sequestrate dai tedeschi e si occupavano esclusivamente di dare aiuto a tutti quelli che cercavano rifugio in quanto ricercati dalle SS, come fosse quasi lo scopo della loro vita in quel momento. Altra cosa è che mi hanno sempre raccontato del fatto del razionamenti del cibo e quindi di tutto quello che si inventavano pur di riuscire a continuare ad avere una vita, non dico normale, ma insomma buona, ecco. Ti è mai stato raccontato di un bombardamento? Molte volte mi hanno raccontato del mitico Pippo, che così era chiamato in gergo l'aereo che regolarmente passava sulla città per bombardare e spesso anche mitragliava, e in quel momento poi partivano le sirene e tutti dovevano recarsi nei posti a loro affidati per rifugio. Cosa ha provato la tua famiglia al momento della liberazione? Beh, al momento della liberazione era tutto un po' confuso, perché di fatto poi la liberazione è partita dalla Sicilia, ora che è arrivata al nord ci è voluto tempo, e quindi l'atteggiamento perlomeno di quello della mia famiglia è stato molto guardingo. E non si fidavano assolutamente della situazione e quindi cercavano di essere il più attenti possibile a non mettersi nei guai o a creare problemi sempre con i tedeschi che erano ancora presenti. Qualcuno della tua famiglia ha mai condiviso con te un ricordo felice della guerra? Sì. Perché proprio nella nostra famiglia abbiamo avuto un episodio veramente felice,
E quanto che uno dei fratelli della mia mamma, Luigi, che era militare arruolato, fu preso dai tedeschi e quindi era già stato messo nei vagoni che dovevano portarlo in Germania. Arrivato in una stazione del Veneto, che mi ricordo fosse Verona, ma non posso assicurarlo al 100%. Essendoci una grande confusione nella stazione, lui, aiutato da un'infermiera, riuscì a sottrarsi alla vigilanza dei tedeschi, fu portato in un sgabuzzino della stazione e chiuso lì dentro finché poi il convoglio, partì. E da quel momento, una volta partito il treno, lo riuscirono a liberare da quello stanzino e lui dovette a piedi percorrere una certa quantità di chilometri finché non raggiunse la casa di alcuni parenti dove lo aspettavano e dove lo nascosero fino alla fine della guerra. Complessivamente, come ti è stata descritta la guerra in generale? In generale la guerra mi è stata descritta senza né pro né contro, nel senso che era una visione obiettiva, cercavano almeno di avere una visione obiettiva sullo scopo della guerra. Per di più devo dire che nella mia famiglia tutti i militari venivano da accademie militari, quindi erano stati altamente istruiti a quello che era il loro compito. Di conseguenza vivevano la guerra come un servizio e come un dovere verso la patria, verso gli altri. E anche se poi di fatto potevano non condividere in pieno questa cosa, ma a quell'epoca il dovere e il servizio venivano prima delle proprie opinioni. E basta, non so che dire d'altro. Grazie, nonna.